qui sono venuti tanti pellegrini, tanta gente buona, tanti normali peccatori, ma sono venuti pure delinquenti veri, sotto tutti gli aspetti. Solo per fare un accenno, uno di questi, ricercato dalla polizia internazionale, che sta a Napoli, che organizza la sfilata di moda con la partecipazione di tutte le autorità di Napoli. Ed era ricercato dalla polizia internazionale. Aveva in tasca 5 passaporti che metteva fuori secondo le necessità. Questo viene a San Giovanni Rotondo. E quando arriva a San Giovanni Rotondo non c'era nulla, c'era solo la chiesa antica. Verso mezzogiorno arriva, sta la chiesa aperta, si affaccia, non c'è nessuno, vede la porticina della sagrestia aperta e si affaccia e vede che c'è un frate seduto che confessa un altro, una persona che sta in ginocchio. Guarda. E nel frattempo Padre Pio alza gli occhi per vedere chi è che sta alla porta e fa questo gesto. Si mette paura alla vista di quest'uomo. Si mette paura. Bene, quest'uomo è diventato uno dei grandi discepoli di Padre Pio. Come? Padre Pio l'ha rimproverato, l'ha cacciato, tu non sei degno di stare in chiesa. Con l'affetto, con l'amore, aiutandolo, consigliandolo, piangendo insieme, perché soltanto la bontà, l'amore, la carità crea l'uomo nuovo.